Se una bambina vi chiedesse perché volano gli aerei, voi che cosa rispondereste? Attenzione perché le domande apparentemente più semplici sono in realtà le più insidiose. Allora, a questa domanda voi potreste rispondere perché hanno le ali? E la risposta sarebbe tecnicamente giusta e corretta e comprensibile alla bambina e a chiunque altro. Ma se a quel punto la bambina vi chiedesse perché le ali fanno volare gli aerei, allora voi potreste rispondere perché generano portanza. E anche in questo caso, per quanto la vostra risposta scomodi un concetto di forza che non è proprio al centro dei pensieri di ognuno di noi, la vostra risposta sarebbe giusta, corretta e comprensibile ai più. Però, se la bambina si azzardasse a chiedervi come mai le ali generano portanza, beh, allora a quel punto probabilmente rispondereste non lo so. E la vostra risposta sarebbe giusta e corretta. Perché non soltanto voi non lo sapete, ma in realtà non lo sa nessuno. Più studiamo un fenomeno, infatti, più diventa profondo e complesso. E vale lo stesso anche per la portanza. Ora, senza entrare troppo nel merito tecnico della questione, ci basti sapere qui che per quanto oggi noi disponiamo di una legge matematica che ci permette di quantificare con precisione il fenomeno della portanza, dal punto di vista fisico, la questione è ancora oggetto di accese discussioni fra esperti. Per spiegare la portanza, oggi infatti è ancora utilizzato il teorema di Bernoulli. Daniel Bernoulli, per la cronaca, è stato un fisico e un matematico del Settecento che oggi probabilmente se la riderebbe non poco nello scoprire che la sua legge è utilizzata per spiegare un fenomeno che lui neanche immaginava possibile. Certo è che il teorema di Bernoulli non permette di spiegare determinati fenomeni, come ad esempio uno fra tutti il volo rovesciato degli aerei. Oggi gli studiosi hanno una conoscenza molto più precisa e dettagliata, ma alla fine concordano su una cosa. Non esiste una spiegazione semplice del fenomeno e non è detto che mai ci si arrivi, quantomeno oggi non l'abbiamo. Ora lo dico perché la portanza non è un'eccezione, gli aerei non sono un'anomalia, ma la regola. La scienza funziona proprio così. Se pensiamo che la scienza sia o debba essere un sistema perfetto, che attraverso una serie di osservazioni ed esperimenti arriva per induzione a una legge generale, universale, e che solo a quel punto si possa credere o ci si possa fidare del sapere scientifico, allora abbiamo un'idea molto distante dalla realtà, sbagliata e addirittura pericolosa di che cosa sia la scienza. Il sapere scientifico è infatti altamente efficace proprio perché a tutti i livelli e in tutte le discipline si basa sull'incertezza e sul dubbio. Anzi, potremmo dire sulla misurazione dell'incertezza e del dubbio. Lo dico perché questo non vale solo per la fluidodinamica, ma più in generale per la fisica, per la matematica e a cascata per la chimica, la biologia, la fisiologia, la medicina, la psicologia e tutte le altre discipline. Pensare ad esempio che siccome i medici non hanno ancora tutte le risposte sul funzionamento del corpo umano, beh, allora è il caso di dubitare del loro sapere, che siccome ci sono delle discussioni fra esperti in corso, non è il caso di fidarsi, è sbagliato così come pensare che siccome non conosciamo ancora nel dettaglio le leggi che governano la portanza, allora domani gli aerei potrebbero smettere di volare. In realtà gli aerei, per quanto non siano macchine perfette, migliorano ogni anno e gli aerei fra 20 anni saranno migliori di quelli che abbiamo a disposizione, che già sono molto migliori di quelli di 30 o 40 anni fa. L'incertezza è un valore nella scienza come nella vita, perché insegna a osservare, a sperimentare, a conoscere e a imparare a distinguere i dubbi infondati da quelli fondati. Riscopriamo dunque il valore dell'incertezza. E cerchiamo di far pace con un sistema di conoscenza che è tanto diffuso, ma ancora profondamente frainteso.